Ciao a tutti gamers e bentornati dal vostro Nilox. Oggi iniziamo una nuova possibile serie, ovvero La Terra di Mezzo, l'Ombra della Guerra. Questo gioco è seguito della Terra di Mezzo, l'Ombra di Mordor, che è uscito circa 3 anni fa, se non sbaglio. È un gioco che ha destato talmente tanto scalpore, sia a livello grafico, gameplay, sistema di combattimento, davvero una grande, grandissima novità. Comunque vede come protagonista Talion, ovvero un ramingo che viveva al Castello Nero, ovvero l'ultimo baluardo degli uomini. Però una sera questo stesso castello è stato preso di mira dalle forze armate di Sauron. Successivamente, purtroppo, vengono tutti fatti fuori, compreso Talion e tutta la sua famiglia. Dopo che Talion viene ucciso da uno dei capitani neri, ovvero la Mano Nera, se non mi ricordo male, viene però maledetto e quindi rimane tra il limbo tra la vita e la morte. Qui viene poi a conoscenza di un fantasma. Questo fantasma non è altro che Celebrimbor, ovvero colui che ha creato tutti gli anelli. Dopo, vabbè, i loro destini comunque si intrecciano, cioè si rivedono uno nell'altro, poiché Sauron comunque ha fatto del male alle loro famiglie. Quindi dopo gravita tutto intorno a una vendetta però di enormi proporzioni. E in questo gioco, come nel primo, dobbiamo far in modo di fermare il Signore Oscuro. Bene, comunque vi consiglio sempre di andare a reperire il titolo precedente, così almeno riuscirete a capire un qualcosina di più. Avevo una famiglia. Una moglie. È bellissimo. E un figlio. E li ho sepolti con tutti quelli che conoscevo. No! Che cosa mi è successo? Sono morto. Sei bandito dalla morte. A metà tra il mondo della luce e quello delle tenebre. Le nostre vite sono unite. Siamo legati da lì. Chi sei, Spettro? Io ho scritto la storia della Terra di Mezzo. Ho forgiato gli anelli del potere. Celebrimbor, il fabbro della seconda era. Sauron ti ha costretto a forgiare gli anelli. Ha torturato te e i tuoi familiari. Forse quel dolore è ciò che ci lega. Dovevo morire con la mia famiglia. Pensavo volessi vendicarti. Ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio. Sconfiggere Sauron. È tempo di forgiare un nuovo anello. Il mondo degli uomini sta finendo. L'ho visto. L'ho sentito. Nei fuochi del Monte Fato, un ramingo e uno spettro, uniti nella morte, hanno forgiato un anello per sfidare l'oscuro signore. Un anello del potere. Ma il potere può accecare chi lo brama. E anche i legami più saldi possono spezzarsi. Il futuro che ho visto non deve compiersi. Celebrimbor! La morte ti chiama, Ramingo. Cosa le risponderai? Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Oh, ho ancora qualche amico a Gondor. Che c'è, cuore mio? Il passato è passato. Non c'è modo di cambiarlo. Dobbiamo andarcene di qui. Forza, andiamo. È troppo tardi.
siamo già morti. No. Svegliati, Talion. Lo spettro ti chiama. Io ti chiamo. Spettro! Dove sei andato? Eccoci qui, gamers. Allora, adesso iniziamo proprio le prime parti. Allora, tieni premuto R2 per entrare in modalità furtiva. Ok. Così. E poi quadrato. Va bene. Visualizza. Ah, ok. Perfetto. Qui mi dici chi sono. Yuruk-hai, ho sbagliato, orchi soldato, va bene. Perfetto, io penso che dovrò farla tutta così in modalità stealth. Ma comunque... Ah, ma da dove... Non mi ero visto. Vai. Ma perché? Ok, andato. Ma è strano però, pensavo... Niente, ma da dove è uscito? Ah, era qui, ho capito. Dai, vai. Allora, non so se andare dall'altra parte o meno. Comunque adesso noi vediamo. Ma per correre come cacchio devo fare? Vabbè, adesso non andiamo così, andiamo in modalità stealth. Allora, R1 per afferrare i nemici, rilascia e poi spingerli. Ah, ok, ho capito. Però lì abbiamo 1, 2, e ce ne sono mega pochi. Ah, ok, ho capito. Piglialo, trascinalo e accoltella. Ok, ho capito. È un po' cattiva la cosa. Però io direi di andare adesso da quell'altro, sempre in modalità stealth, e dopo andiamo da quello lì che c'è su in alto di là. Ma penso che dovremmo fare tutto così la roba, credo, A parte che mi sarà, secondo me riceverò un botto di copyright, ma talmente tanti, ma tanti, che voi non immaginate nemmeno. Ok, poi andiamo da quello lì in alto se riusciamo. E comunque graficamente è fatto abbastanza bene. Ah, cioè non abbastanza bene, ha fatto un bel lavoro. Vai. Perfetto. Ma quello possiamo prenderlo? Adesso vediamo un attimino se riusciamo a pigliarlo senza farci beccare. Boh, forse sì, forse no, ma vediamo. Piglialo. Perfetto. E andiamo adesso anche da questo qui. Adesso che devo fare? Piglialo. Ma porca miseria, è volato giù. Che volo.
Non posso andare? No. Meglio trovare chi l'ha ucciso. Perché non mi fa andare qua? Ah, ok. Tieni gli occhi aperti. Devo del dolore. Ok, se devo scendere invece. Abbiamo perso un altro capitano. Sarà stato il senza morte. Ah, giusto, senza morte siamo noi, eh. No, ma siamo in due. Boh, diciamo che posso prendere tutti e due. No. Però. Occhio. Vai. Bello. Occhio. Beh, comunque è abbastanza guidata la cosa, eh. Vai. Vai. Perfetto, prosciugamento. Ci siamo. Ho fatto fuori tutti? Sì. Voglio capire come cacchio faccio a correre. E poi vedrò, dai. Io non mi ricordo più. Ah, ecco, per scattare, ok. Ma porca boia, ma si può. Ah, sono i ragnetti. Perfetto. Vai, piano piano. Ok. Celebrimbor, ma che cosa ti hanno fatto? Ci hai fatti aspettare. Liberalo! Un ragno non molla mai la sua presa, Ramingo. A meno che non possa ottenere un pochino più grosso. Ti ho chiamato qui per un motivo. Adesso tu lo lasci andare. Subito. No, no, no! Sei molto coraggioso per essere un uomo. Ma non sarà la tua spada a salvarlo. Quanto sei disposto a sacrificare e a soffrire? Io ho rinunciato a tutto. Non a tutto. Non ancora. Tu vuoi l'anello? Tu mi daresti l'anello per lo spettro. Per poi ritrovarmi insieme a lui nella tua tela. Io sono Shelob e dico sempre e solo la verità. Neanch'io lo scambierei. Aspetta! Daniel, no! Ecco il tuo bottino. Sono colpita, Ming. Devi tenere molto a lui. Vai dal tuo fantoccio prima che muoia. Ci hai condannati, Talion. Il suo potere era già enorme, ora le hai dato anche il mio. Ho riversato la mia forza vitale in quell'anello.
E allora dobbiamo riprendercelo. Cielo! Non è qui che devi combattere la tua guerra. L'anello è perduto. Ora guarda. Minas Sithil, circondata dall'esercito dell'Oscuro Signore. Guarda il Palantir. Sauron non si fermerà mai finché tutta la Terra di Mezzo non sarà sua. Il Palantir va protetto a tutti i costi. Minas Sithil. Devo sapere se la visione di Shelob è vera. Molto bene, iniziamo questo nuovo capitolo qua. Alla fine penso che sia tutto filmati, onestamente. Non so se terminarlo direttamente qui o meno. Adesso vediamo. Il ragno ci ha mostrato la verità. L'ultima fortezza di Gondor a Mordor non deve cadere. Beh, comunque le immagini parlano da sole. Ecco qua, l'ombra della guerra. Che figata. Ma sai che qua riceverò tanti di quei copyright. Preoccupiamoci del Palantir. Dobbiamo prenderlo prima che finisca in mano a Sauron. Il suo esercito diventerà invincibile. Il destino della città è meno importante. Non lascerò che li massacrino come è stato per i miei fratelli al Cancello Nero. Dobbiamo fare qualcosa. Eliminiamo i capitani, così i gondoriani guadagneranno tempo. E potrebbero condurci al Palantir. Cerchiamo un verme e facciamolo parlare. Molto bene gamers, io direi di concludere qui il nostro video. Se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su, mi raccomando, per poter supportare il canale e la serie. Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi. Come sempre, se volete farmi qualche domanda particolare, vi ricordo l'hashtag AskNiloxTheGamer. Che dire, io spero tanto che questo titolo qui vi piaccia, davvero merita tantissimo. C'è un lavoro dietro pazzesco, il gameplay e la grafica sono qualcosa di eccezionale. La storia allo stesso tempo è qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per davvero vedere e giocare un gran bel titolo. Che gravita intorno poi al Signore degli Anelli. Un qualcosa, un brand che praticamente che è riconosciuto a livello mondiale, qualcosa di davvero fantastico. Spero vivamente che vi piaccia. Direi che possiamo salutarci qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!